Ospedale Civile di Pescara, quarto piano. Qui è il centro di riferimento regionale per le neoplasie del distretto Testacollo. È uno dei centri italiani scelti per una importante campagna di prevenzione dei tumori Testacollo. A dirigere il centro è il dottor Claudio Caporale. I giorni 20, 21 e 22 di settembre si svolgerà presso il reparto di otorrinolaringoiatria dell'ospedale civile di Pescara da me diretta, che lo ricordo dal 28 settembre di quest'anno è divenuto centro di riferimento regionale per le neoplasie del distretto Testacollo, una campagna di prevenzione per i tumori cervicofacciali. Questi tumori sono il settimo tumore come incidenza in Europa e basti pensare che solo nel 2020 9.900 pazienti sono stati colpiti da questo tipo di neoplasia. E il dato rilevante è che più di 4.000 persone purtroppo sono decedute, perché sono stati diagnosticati i casi in uno stadio già avanzato. La prognosi sale notevolmente fino al 90% di guarigione. Per cui la Società Europea dei Tumori Testacollo ha indetto questa campagna che coinvolge 18 paesi europei, tra cui l'Italia. La cosa più importante è fare una corretta comunicazione. E quindi mi preme sottolineare quale sia il motto di questa campagna. Uno per tre, vale a dire quando è presente uno dei seguenti sintomi per 3 settimane è necessario sottoporsi ad un'accurata visita otorrinolaringoiatrica presso appunto uno di questi centri di oncologia cervicofacciale. I segni più importanti sono i seguenti: la raucedine, cioè l'abbassamento della voce che dura appunto per più di 3 settimane, che non recede, la disfagia, cioè la difficoltà alla deglutizione, la presenza di lesioni in bocca che sanguinano facilmente o la presenza di un'epistassi, cioè la fuoriuscita di sangue da una porzione sola, un'emiporzione del naso, ed infine la presenza di tumefazioni del collo. Ecco, quando siamo in presenza di questi segni clinici, è bene sottoporsi a una attenta visita otorrinolaringoiatrica corredata di una endoscopia nasosinusale e laringea. Il successo di questi 3 giorni di prevenzione è stato così grande che ben 180 prenotazioni hanno di fatto esaurito la disponibilità, ma l'esperienza sarà ripetuta a breve. Ci tengo a dire, d'accordo con la direzione generale, che ripeteremo al più presto poi questo tipo di iniziativa.